Il Parlamento ha eletto Donald Tusk presidente del Consiglio dei Ministri. Grazie Polonia, è veramente un gran giorno. Non per me, ma per tutti quelli che in questi anni hanno creduto fortemente che avremmo allontanato l'oscurità. L'hanno chiamato il giorno della svolta, l'11 dicembre 2023, data di insediamento di Donald Tusk a capo del nuovo governo della Polonia. Il paese ha interrotto così gli 8 anni di governo ultraconservatore del PiS, il partito Diritto e Giustizia, che aveva stravolto le istituzioni. È per quello che avete fatto, per come avete trattato me, la democrazia, la nostra patria, che così tanti polacchi, uomini e donne, si sono risvegliati e hanno deciso di rimuovervi dal governo. A consegnare alla storia le elezioni del 2023 sono state le lunghe code ai seggi dei cittadini polacchi fino a notte fonda. Un'affluenza del 74%, il dato più alto in tutta la storia del paese. Vogliamo riprendere in mano le nostre vite. Questa è la coda più bella che abbia mai fatto per la democrazia. Ma cosa ha portato a quel risultato incredibile? Il giorno dopo a dare i primi risultati è l'OSCE, l'organizzazione europea che monitora i processi elettorali nei paesi dell'Unione. Già si capisce quanto sia stata dura la battaglia delle opposizioni contro un partito che ha usato qualsiasi mezzo per rimanere al potere. Il partito di governo ha goduto di vantaggi indebiti. Le TV pubbliche hanno apertamente favorito il partito di governo. Il governo ha giocato molto sporco con la TV pubblica. L'hanno usata per una propaganda becera e per campagne denigratorie contro l'opposizione. È stato così per tutti gli ultimi 8 anni. 24 ore al giorno di messaggi a favore del governo pagati dai contribuenti. Un abuso continuo che alle ultime elezioni è esploso. Non è un caso che appena insediato Tusk abbia subito provato, tra le polemiche, a riformare la TFP, l'emittente pubblica. Buonasera. Per 8 anni da questi studi vi hanno proposto un brodo di propaganda. Ora vogliamo darvi acqua pulita. Ma è difficile parlare di acqua pulita se i pozzi sono stati inquinati per anni. Oltre ad aver occupato la TV pubblica, infatti, il PiS, il partito di maggioranza guidato da Jaroslav Kaczynski, ha iniziato una campagna di intimidazione verso tutta la stampa indipendente. Sono stato denunciato per terrorismo dal ministro della difesa Antoni Macierewicz. Tomasz Piątek, scrittore e giornalista d'inchiesta, nel 2016 aveva pubblicato questo libro sui legami oscuri tra la Russia e l'allora ministro della difesa, Antoni Macierewicz, attuale vicepresidente del PiS. Contro di lui è stato scatenato l'inferno, 20 processi di cui molti ancora aperti e un'accusa di terrorismo. Denuncia per terrorismo fatta a un giornalista che ha scritto un libro in cui ci sono solo i fatti era già una cosa così assurda, così surreale, che non si sapeva cosa ci si poteva aspettare ancora. Proprio il senso di equilibrio, di sicurezza, tutto questo era sparito. Era una prima crepa nella diga. E poi sono arrivate delle altre. La Gazeta Wyborcza, che è il giornale più importante del paese, ha avuto, non so, 80, magari ormai 100 processi. L'informazione pubblica occupata dalla propaganda è quella indipendente bloccata da centinaia di processi per diffamazione. Ed ecco nel 2016 migliaia di polacchi nelle strade e in Parlamento a favore della libertà di stampa. Ma era solo l'inizio, perché dopo la stampa il PiS aveva già pronto un altro bavaglio, quello ai giudici. Ai dittatori non piacciono i tribunali indipendenti e se i giudici emettono sentenze indipendenti vengono attaccati. Igor Tuleya, giudice della Corte Suprema di Varsavia, è diventato il simbolo di un'altra battaglia cruciale, quella per la giustizia.
In un processo del 2017, alla presenza della stampa, ha dichiarato che il PIS aveva calpestato le regole della Costituzione e così è stato sospeso dal ruolo per 2 anni. Il suo volto è finito sui cartelloni di decine di nuove manifestazioni, ma non è il solo. In tutta la Polonia sono stati sospesi illegalmente una decina di giudici, ma sono in 1000 ad avere procedimenti disciplinari in corso. I giudici vengono intimiditi per aver applicato la legge europea, per aver fatto ricorso alla Corte europea. Io la chiamo Polexit legale. Ma qui non siamo nel selvaggio est. La Polonia fa parte dell'Europa. La distruzione dei tribunali in Polonia è la distruzione dei tribunali europei. Ciò che è accaduto qui può accadere in qualsiasi altro paese. Per controllare i giudici, Kaczynski ha creato una camera disciplinare interna alla magistratura nominata interamente dalla politica. Poi ha riempito i tribunali di magistrati devoti al partito e nominato un suo fedelissimo, Zbigniew Ziobro, ministro della giustizia. Si tratta di un uomo molto ambizioso, che è anche procuratore generale, che quindi controlla anche la magistratura. Può interferire sulle inchieste dei magistrati e persino sospenderli. Controllo completo. Su tutto il sistema giudiziario, che è l'inizio di un regime autoritario. L'attacco ai giudici e all'indipendenza della magistratura, pilastri di ogni democrazia, hanno riportato milioni di persone in piazza e allarmato l'Europa, che ha condannato la riforma della giustizia e sanzionato il paese congelando quasi 100 miliardi di euro tra fondi di coesione e PNRR. Ma i problemi con l'Europa non finiscono qui. Guarda là, ci sono i loro simboli. Vuol dire che noi qui non possiamo venire. Devo stare attento. Lo spray al peperoncino lo porto sempre con me. Vedi, si legge ancora. Socha, il mio cognome. E questo vuol dire frocio. Le strade segnate da scritte omofobe e naziste dove ci accompagna David Socha sono quelle della sua città, Puławy, e le hanno fatte a pochi metri da casa sua. Oggi cammina nervosamente, ma per anni qui non ci ha messo piede. Sono venuti a cercarmi fino a casa per dirmi sappiamo dove abiti. E io mi sono chiuso in camera per mesi. Sono un gruppo di ultra. In strada avevano attaccato adesivi omofobi nei quartieri dove non potevamo andare o ci avrebbero picchiato. Poi hanno distribuito volantini di propaganda anti-LGBTQ. Era un ragazzino, David, all'epoca delle prime aggressioni, ma l'incubo vero è iniziato pochi anni dopo, quando la sua città, Puławy, ha adottato la Carta dei Valori per la Famiglia Tradizionale. È una risoluzione con la quale comuni e province si dichiarano liberi dall'ideologia gender, ma anche una copertura politica per la destra conservatrice e omofobica. Così gli ultra avevano l'appoggio del Consiglio Comunale. Mi sono sentito tradito. Nel 2019 5 regioni, decine di distretti e centinaia di piccoli comuni hanno adottato le carte a favore della famiglia tradizionale. Contemporaneamente si moltiplicavano per strada e ai Pride le aggressioni omofobe. Come puoi vedere dalla mappa, all'inizio un quinto del paese aveva adottato le risoluzioni anti-LGBTQ. Poi si sono allargate fino a diventare un terzo. È stato a metà del 2020. Dopo aver lanciato online la mappa, siamo riusciti ad attirare anche l'attenzione internazionale. È intervenuta la Commissione europea, dicendo chiaramente che i comuni che le adottavano non avrebbero più preso fondi europei. Quindi era una questione di soldi? Sì, hanno iniziato a ritirarle per paura di perdere i soldi. Non hanno smesso di essere omofobi. Voglio essere molto chiara. Le zone libere da LGBT sono disumane. Nell'Unione Europea non possiamo permetterle. Tutta questa pressione della Commissione Europea è stata un'operazione politica. Lui è Jerzy Kwaniewski, cofondatore di Ordo Iuris, il think tank ultracattolico che ha materialmente redatto la carta a difesa dei valori tradizionali. Ordo Iuris è anche stato il braccio legale del partito di Kaczynski e ha fornito pareri giuridici per tutte le politiche tradizionaliste e antiliberali del precedente governo. Abbiamo aiutato il governo a formulare la riforma della giustizia e fatto lobbying in Parlamento per cambiare la legge sulla protezione della vita fin dal concepimento. Come sono stati questi 8 anni dal vostro punto di vista? Un successo. E siamo molto orgogliosi che la nostra Corte Costituzionale abbia vietato l'aborto eugenetico un anno prima che lo facesse la Corte Suprema degli Stati Uniti. È stata la più grande vittoria delle forze conservatrici pro-life in Polonia.
Nel 2020 la Corte Costituzionale polacca ha emesso una sentenza che ha reso l'aborto quasi impraticabile nel paese e quella che per le forze conservatrici è la più grande vittoria di questi anni, per molte donne polacche è diventata una condanna. 12 donne da allora sono morte negli ospedali per una legge sull'aborto tra le più restrittive al mondo. Ma sono centinaia le richieste di aiuto che Federa, questa ONG per i diritti sulla riproduzione, riceve ogni mese. Anche se il feto non ha il cranio o il cervello e non ha alcuna possibilità di sopravvivere, la legge impone alle donne di portare avanti la gravidanza. Rimanere incinta è un pericolo, le donne hanno paura. Abbiamo visto donne morire negli ospedali per delle semplici infezioni, perché è stato loro negato un aborto che avrebbe potuto salvarle. Il personale medico, la polizia e persino i pubblici ministeri sono terrorizzati dal fare qualsiasi cosa abbia a che fare con l'interruzione di gravidanza. Il terrore della legge è così forte che i medici non solo non assistono le pazienti, in alcuni casi arrivano a denunciarle. Joanna Parniesca, direttrice di un museo di Cracovia, lo scorso luglio ha deciso di abortire con la pillola, unico modo ancora ammesso in Polonia per interrompere una gravidanza. Ho chiamato il mio medico, avevo difficoltà a respirare, a volte mi capita. Mi ha chiesto se avevo preso qualche medicina e io, per essere onesta, gli ho detto che 2 settimane prima avevo preso la pillola abortiva. E cosa è successo poi? Il medico ha chiamato la polizia, che mi è piombata in casa, mi hanno interrogata, mi hanno portata al pronto soccorso e quando i medici hanno detto agli agenti che non ero in pericolo e che potevano andarsene, si sono rifiutati perché era stato commesso un crimine. Così hanno detto. Poi il medico se n'è andato e gli agenti mi hanno chiesto di spogliarmi e di piegarmi, perché dovevano ispezionare le parti intime. Rimanere nuda davanti a loro è stato terribile, come essere violentata. Oggi ho perso la fiducia nel mio paese, non solo per la violenza della polizia, ma per quella di un intero sistema. È sulle donne che il governo di destra ha sfogato tutta la sua violenza ed è anche grazie alla loro risposta nelle piazze e alle urne che Donald Tusk e la coalizione democratica hanno vinto. Qui è dove abbiamo preparato la campagna elettorale. È un po' in disordine e lei è una delle candidate che abbiamo sostenuto. 44 anni, avvocata e attivista, Marta Lempart è stata incarcerata più volte e ha 160 processi in corso perché è da sempre in prima linea per la legalizzazione dell'aborto con la sua ONG Strike Kobiet, lo sciopero delle donne. E per queste elezioni hanno deciso di alzare la posta. Abbiamo fatto campagna elettorale con lo slogan «Vota per l'aborto». Quando abbiamo iniziato la campagna nel 2016, il sostegno per il diritto all'aborto era del 37%, adesso è del 70%. Dopo le proteste del 2020, il governo ha perso il 10% dei consensi e non si è mai più ripreso. Nessun partito politico ha indebolito così tanto il governo. Noi siamo già più forti dei partiti in Parlamento. È un cambiamento enorme, perché finalmente si sta andando verso uno Stato laico. E questo cambiamento lo abbiamo fatto noi donne. Nei sondaggi prima del voto, una grossa fetta di donne non sapeva se votare e chi votare. Ma alla fine la loro partecipazione è stata straordinaria, più alta di quella degli uomini. Sono state le donne a influenzare maggiormente il risultato elettorale. Il risultato di queste elezioni viene da 8 anni di lotte dal basso, non solo nelle piazze, ma nelle università, nei mercati, nelle scuole, dove una parola svettava su tutte: Costituzia, Costituzione. Per ricordarlo a tutti, nel giorno della vittoria del Fronte Democratico, l'ex presidente Lech Wałęsa aveva indosso quella parola, Costituzione. La stessa Costituzione per cui 40 anni prima aveva guidato le proteste dei lavoratori nel porto di Danzica e condotto la Polonia alle prime elezioni libere. I politici di oggi non hanno idee adatte al futuro e in questa incertezza vincono i populisti con le loro bugie e idee semplici.
In Polonia è successo questo. I populisti hanno distribuito soldi e intanto hanno distrutto la Costituzione. E se fossero andati al potere per la terza volta, saremmo finiti in una guerra civile. Ma il paese se n'è accorto e li ha respinti. In Europa però il problema resta. I populisti vogliono riportarci al passato, quando le nazioni erano in competizione. La Germania, la Francia, l'Italia. Siete voi ora che avete le risorse, il potere. Dovete guidarci voi in questa era globale, con idee nuove, non competitive, senza guerre. Altrimenti i populisti bruceranno l'Europa e la colpa sarà vostra. Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per Repubblica, ha seguito da vicino le vicende di Ungheria e Polonia e ha scritto questo bellissimo libro, L'erosione, come i sovranismi stanno spazzando via la democrazia in Europa. C'è stata una sorta di rivoluzione nera senza carri armati. Non ci sono stati dissidenti in carcere o carri armati per le strade, sangue, come siamo, però è stato comunque un colpo di Stato. Non lo dico io, dicono fior di politologi ormai, no? La Polonia e l'Ungheria sono due esempi di eversione senza sangue, cioè vengono sistematicamente distrutti i capisaldi, la tripartizione dei poteri, no? Quindi la giustizia viene attaccata, viene messa sotto il controllo della politica, il Parlamento diventa sostanzialmente un votificio che vota tutto quello che il governo vuole o il regime vuole, tutto è sotto controllo di un unico partito. Abbiamo appena sentito Lech Wałęsa fare questa dichiarazione abbastanza drammatica, no? Perché ci chiama in causa. La responsabilità sarà vostra se la democrazia in Europa diventerà esangue. Secondo lei ha ragione? Assolutamente. Noi è già responsabilità nostra non aver visto, aver girato le spalle a quello che succedeva a Varsavia e a Budapest in questi anni, no? Cioè noi sappiamo che le istituzioni europee, quindi la Commissione, il Parlamento, la Corte di Giustizia hanno condannato a più riprese questi paesi per violazioni palesi dello Stato di diritto, perché hanno distrutto il sistema giudiziario, ma i governi si sono sempre girati dall'altra parte. E quindi Lech Wałęsa dice: non vi meravigliate che adesso la destra stia salendo in Europa senza che nessuno lanci davvero un allarme forte. Perché no? Quando c'era la possibilità di mettere degli argini non sono stati messi. E la destra cresce nei sondaggi e Orban si può giocare una partita importante perché avrà molti deputati. Sembra abbia scelto il gruppo parlamentare, quello della Meloni, di conservatori potrebbe diventare il terzo gruppo. Orban non è un isolato, è uno che rischia di giocare una partita in Europa da protagonista. Sì, è vergognoso che lui abbia ancora questo potere dopo il rovesciamento della democrazia che è stato attestato, insomma, pubblicamente da tutte le istituzioni europee, che lui possa ancora giocarsi con alcuni partiti sostanzialmente questa gara a chi si prende i suoi deputati. È qualcosa di assolutamente incredibile.